Però è chiaro che le differenze negli stili di apprendimento ci sono, poi magari non sono proprio queste, però banalmente, e ce lo confermano le neuroscienze, esiste un fenomeno acclarato peraltro da studiosi italiani, il gruppo di Rizzolatti qui a Parma, che ha studiato la plasticità neurale e si è capito che questa plasticità neurale non solo è molto più lunga nel corso della vita, dura per tutta la vita, cosa che prima non si pensava, ma questa plasticità neurale dura e anche istantanea, cioè nel senso che dopo questa conferenza, che vi siate inviati, che vi sia piaciuta, la configurazione dei vostri assoni, dei vostri dendriti neurali sarà diversa da prima, perché si creano nuove connessioni, altre se ne... Questa in realtà è un sito interessante, che è il sito dell'Associazione Internazionale dei Neuroscienziati, ogni anno pubblica un report su come vanno le neuroscienze. La plasticità neurale è un dato di fatto, ed è un dato di fatto che si è scoperto essere molto più veloce e molto più efficiente di quanto non si pensasse prima. Quindi è chiaro che esistono tutta una serie di prove scientifiche, di cui non sto qui a tediarvi, ma insomma, che riguardano le attivazioni neurali che si danno nel cervello. Qui per esempio è un esempio, qui questo è il cervello, è l'area, diciamo, parietale dove sta la visione del cervello di una persona che guarda uno schermo a colori, e c'è queste attivazioni. Qua c'è l'area visiva del cervello, sempre parietale, che guarda uno schermo in bianco e nero, qui c'è uno che guarda tutti e due gli schermi. Come vedete, le attivazioni neurali sono diverse, si stanno conducendo studi i cui risultati sono del tutto ininfluenti rispetto poi alla didattica, perché non si capisce poi cosa vuol dire il fatto che quelle aree si attivino e le altre no. Però che ci dicono che se un bambino legge al computer, anche solo leggere, le aree neurali che si attivano sono diverse da quando legge la carta. Non parliamo di quando videogioca rispetto a quando gioca con i materiali poveri. Non sappiamo cosa questo voglia dire, però certamente questo implica un grosso cambiamento negli stili di apprendimento dei nativi digitali. Tutto da capire. Certo che la galassia Gutenberg sta per essere soppiantata da qualcosa che è parente di quello che c'è scritto qui e che quindi configura una ridefinizione, da quanto sto parlando? Una ridefinizione del set didattico che vada verso gli stili cognitivi di costoro. E allora, non vuol dire andare verso gli stili cognitivi dei nativi digitali, vuol dire probabilmente creare un mix didattico che sia molto meno legato alla forma trasmissiva. Del resto è esperienza di tutti quelli, almeno so se Alberto o altri possono confermarmi, ma quando io ho cominciato a insegnare all'università, che era il 2000, se io facevo un discorso di 1 ora e mezza ai miei studenti, quelli stavano fermi. Se glielo faccio adesso, il discorso di 1 ora e mezza filato come quello che sto facendo a voi, anzi speriamo che finisca prima, succede di tutto. E bene e male non lo so, è che questi sono abituati a trattare gli schermi interattivi, a fare delle cose più che a sentire delle parole.